Torniamo alle commemorazioni della strage di Linate dell'8 ottobre 2001, celebrazioni che si sono svolte nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. La nostra Ilaria Tettamanti ha raccolto diverse voci in ricordo di quella tragedia. Non mi avevano dato neanche 24 ore di vita, qua c'è mia moglie, neanche 24 ore di vita mi avevano dato. Ero già in ospedale, dottore Sbaglio, perché la strage è successa alle 8:08 minuti. Io mi ricordo come se fosse che è successo ieri la strage. Lavoravo lì, ho capito io cosa è successo. Io ho capito appena che mi sono svegliato dal coma, che ho capito cosa è successo. Ci può spiegare? Ci può spiegare che lì hanno sbagliato le persone, hanno sbagliato, perché era un incidente al 100%. Guarda, lì non è successo mai niente, avevamo 300 voli al giorno tra atterraggio e decollo e non è mai successo niente. Hanno dichiarato che c'era 50 metri di visibilità, io dico che c'erano 300 metri di visibilità, non 50 metri di visibilità, tanto per cominciare. E hanno sbagliato e non è successo mai niente. Adesso con 170 voli, la metà dei voli, fa succedere quel che è successo. I nostri cari persi soprattutto in un modo così, così violento e diventa difficile dimenticare, soprattutto per i genitori, per chi ha perso i figli. Ma noi siamo comunque contenti perché quello che stiamo facendo a livello istituzionale in tutto il mondo sta dando dei buoni frutti. Stiamo dedicandoci al miglioramento del trasporto aereo. E questo, e vediamo i frutti. Siamo un po' chiamati in tutto il mondo, ci chiamano per portare il nostro fare, il nostro dire, i nostri consigli, e questa è una cosa che ci rallegra e ci rincuora e ci dà forza di andare avanti. Avete visto anche oggi, ancora dopo 12 anni, quanta gente, 42 gonfaloni, cioè sembra quasi impossibile, eppure ci siamo. E ci sono e sono ancora molto vicini a noi. E quanto detto poco fa in chiesa lo ridico, cioè è inutile dire di avere le mani pulite e poi le teniamo in tasca, bisogna tirare fuori le mani e far vedere quello che sappiamo fare e quello che dobbiamo fare per il bene di tutti.